Saranno le due partite europee con Dnipro, in programma domani e giovedì alle 20.30 su Tele Sardegna, a chiarire se il bicchiere è mezzo pieno o mezzo vuoto, e cioè se deve far più preoccupare la Dinamo assente e incapace di reagire vista a cavallo fra il secondo e il terzo quarto, o quella arrembante e a tratti travolgente dell'ultimo parziale, quando Brescia ha davvero temuto di andare incontro alla beffa, con i sassaresi capaci di passare in un amen da meno 22 a meno 4. La chiave, come si era detto in fase di presentazione, è sempre quella dell'apporto della panchina. Quando due titolari come Benzius e Halilovic trovano una giornata no, e ci può stare, perché si possa non pagare dazio si devono trovare soluzioni alternative che non facciano scendere lo standard. Quello che ieri non è accaduto, specie con Udom e Renfro, stante la nuova assenza di Tambone e il fatto che Markovic non ha fatto scendere sul parquet né Veronesi né Vincini. Ne è venuta fuori una squadra che dipesa, in attacco integralmente dalle folate di Fobs e Sokolovski, a fronte di un Bibins evanescente e discontinuo. Imbarazzanti il dominio sotto i tabelloni dell'ex Bilan e dell'incontenibilità di Barnell, che ha fatto il bello e il cattivo tempo. C'è però anche del buono, come detto, invece di sciogliersi come neve al sole, come nel recente passato era pure accaduto dopo il blackout come quello del secondo parziale, la Dinamo nell'ultimo quarto ha saputo mettere sul parquet un'elettricità che ha richiamato le squadre dei bei tempi di Sacchetti e Pozzetco, pur non riuscendo a completare il capolavoro. Ecco, l'intensità mostrata nel finale di ieri dovrebbe essere il punto da cui ripartire domani alle 20.30 con diretta su Tele Sardegna nel nuovo impegno europeo con Dnipro, a caccia della terza vittoria consecutiva e del primato nel girone.